Corrado Canovi, segretario nazionale della Federazione Italiana Audioprotesisti, l'associazione che raggruppa gli audioprotesisti in Italia. Dottor Canovi, quali sono gli argomenti che avete trattato qui al congresso di aggiornamento per audioprotesisti al 102esimo SIO? Oggi è stata una giornata particolarmente stimolante perché questa giornata è inquadrata in un percorso che è iniziato una decina di anni fa alla partecipazione ai SIO, e oggi ho visto la maturità, come dire, di un confronto fra professionisti della protesi acustica e clinici, e abbiamo, come dire, penso, trovato uno stimolo per entrambi per trovare le energie che possono indirizzare anche le politiche sanitarie un'attenzione migliore nei confronti degli utenti di gli utenti della protesizzazione, comunque i cittadini che soffrono di problemi di udito. Per una volta si è messo al centro l'attenzione al cittadino, tralasciando quello che erano il contenuto tecnologico, sia dei dispositivi che delle metodiche, ed era stimolare a un'attenzione culturale nei confronti di chi ha un deficit d'udito, che oggi non è altro che un deficit cognitivo che tenderà a peggiorare con l'invecchiamento. Ecco, è anche molto importante il rapporto di comunicazione tra le vostre due figure, quindi tra gli audioprotesisti e i medici specialisti. Su questo ci sono dei passi avanti, so che comunque anche c'è un Noi dibattito siamo in una lenta, politico. come dire, siamo in una lenta espiazione di colpe molto antiche. E il dialogo è venuto perché ormai sono parte integrante a categoria più di 1.500 studenti all'università, quindi che hanno respirato e hanno studiato insieme a clinici valenti, e quindi abbiamo migliorato il dialogo e da loro l'accettazione. Ne siamo, come dire, percepiti in maniera diversa. Questo non è per tutta la categoria, ancora bisogna, come dire, abbiamo ancora bisogno di espiare probabilmente, però in queste occasioni si vede, come dire, l'accettazione piena del confronto, che è un grandissimo risultato per noi. Ecco, ormai la vostra professione è pienamente matura, nel senso che state organizzando il 19° congresso degli audioprotesisti che si terrà a Rimini in autunno. E a che punto sono i lavori? Su I cosa lavori concentrerete sono l'attenzione? Particolarmente avanzati. In verità il tentativo è stato di lanciare un motto che era un modello di visione. Se non riflettiamo bene sul futuro, e lo facciamo oggi, noi comprometteremo i prossimi 25 anni di professione, di destino di tutto quello che sta intorno al nostro comparto, perché si sono evidenziati dei limiti del modello che abbiamo finora implementato, sia dall'aspetto professionale che distributivo. Quindi l'obiettivo è quello di riuscire a portarci una visione che possa, come dire, meglio regolare il mercato sia della professione che dell'ausilio per almeno i prossimi 10 anni, in un momento in cui le dinamiche economiche, ma anche proprio, come dire, industriali, stanno cambiando prepotentemente, e il nostro paese sta abbandonando un po' quel ruolo di faro dell'audioprotesi per diventare un po' ancillare di altre nazioni che hanno modelli completamente diversi. Ci piacerebbe tanto riuscire a fare una riflessione su questo e riuscire a comunicarla bene. Ecco, dal punto di vista, l'ultima battuta, dal punto di vista occupazionale dell'audioprotesista, com'è la situazione oggi in Italia? Quali sono le prospettive? Allora, le prospettive sono ottime e abbondanti, nel senso che abbiamo una prospettiva di assorbimento anche per l'anno prossimo di circa 500 unità, e al momento la notizia più interessante e in anteprima è la riattivazione presso il Corso di Padova di un percorso per 150 studenti, di cui credo venga garantito almeno al 50% il pagamento delle tasse universitarie per far morire la frequenza. Da chi questo? Dalla vostra Sì, associazione? dall'associazione e dalle aziende che ne fanno parte, perché crediamo, intanto perché crediamo su quel modello formativo. Secondo, sappiamo benissimo che è una professione sconosciuta, a volte rimane terza scelta di un percorso universitario, quindi proviamo a incentivare il massimo possibile, certamente si investe perché si occupa. E Ecco, io questa è non un'iniziativa. potrei tollerare il ritorno a una bassa occupazione. Certo, e questa è un'iniziativa che partirà già dal prossimo anno accademico? Parte già dal prossimo anno accademico, Quindi siamo in attesa, 2015. assolutamente. Cioè, parte con questa campagna che dovremmo avviare nell'agosto, perché tutto capita in periodo storico, però è un altro incentivo forte. Grazie, complimenti e buon proseguimento di lavoro. Grazie.